eccoci di nuovo in diretta con il nostro Instant Focus. Chiudiamo per un attimo le pagine legate alla stretta attualità politica ed economica e ci tuffiamo invece in altre pagine, quelle della letteratura, in particolar modo della letteratura sportiva, attraverso questo bel testo, Rivali, sfide leggendarie che hanno cambiato lo sport, a cura di penne veramente d'eccezione, quelle della redazione dell'Ultimo Uomo. E noi abbiamo qui un rappresentante di Ultimo Uomo che molti di voi conosceranno, un famoso blog di sport e di cultura, Marco Dottavi, eccolo, benvenuto, grazie naturalmente per aver accettato il nostro invito. Ciao Valentina, grazie a te per l'invito. Ecco, reduce in realtà dal tour delle librerie milanesi per presentare anche qui appunto in Lombardia questo testo, Rivali, appunto sulle grandi sfide leggendarie caratterizzate dall'agonismo, dalla dualità campioni che hanno fatto appunto la storia dello sport. E all'interno di Rivali, che è composto da 10 racconti appunto che sono stati composti da penne differenti dei redattori dell'Ultimo Uomo, ci sono rivalità famosissime che anche magari proprio non appassionati di sport conoscono, quella tra Maradona e Pelé, tra Borg e McEnroe, oppure tra Senna e Prost. Ecco, però invece tu hai fatto una scelta un po' particolare, perché ti sei focalizzato su un dualismo che in realtà anche gli appassionati di sport spesso non conoscono, ovvero quello tra Mallorca e Mayol, cioè due numeri uno dell'apnea. Come mai? Ecco, che cosa ti ha colpito della loro storia, della loro rivalità, tanto da decidere di scrivere un racconto? Guarda, la cosa che mi ha colpito era anche un po' appunto il fatto che fosse poco conosciuta. Mi interessava raccontare una storia magari anche nello sport, che è una disciplina che ad alto livello tutti conoscono, come hai detto tu, tutti sanno chi è Maradona e Pelé, anche chi non segue il calcio. Mi interessava raccontare una storia un po' più nascosta. Poi conoscevo un po' i personaggi, la loro storia, i loro caratteri, e mi sembrava potessero funzionare bene su carta all'interno di un racconto che non fosse solo di analisi dello sport, ma avesse anche una sfumatura più narrativa, diciamo. La loro è una storia di due esseri umani che sono stati dei pionieri di questa dell'apnea, questa disciplina che è anche difficile definire solamente sport. Proprio l'idea di andare sott'acqua così in fondo, un po' quasi contro natura, e loro in maniera estremamente differente, due caratteri lontanissimi l'uno dall'altro, si sono sfidati, hanno quasi creato la disciplina. Gli appassionati dell'apnea sanno quanto devono al lavoro di Mallorca e Mayol. Quindi mi interessava raccontare questo lato di questa storia, che dialogasse, un tipo di rivalità che dialogasse anche con altre più famose, più normali, naturali, e quindi ecco, questo ha portato alla mia scelta. Allora, il risultato è assolutamente interessante, anche perché appunto oltre ad approfondire antagonismi che già conosciamo, l'intento appunto è quello anche di far scoprire al pubblico qualcosa di nuovo, e sicuramente il tuo racconto va in questo senso. Ecco, di Mallorca e Mayol hai sottolineato proprio la differenza caratteriale, due proprio caratteri umanamente parlando molto diversi, uno Mallorca più solare, più espansivo, l'altro Mayol invece più introverso, riflessivo, e si è visto anche purtroppo poi alla fine insomma della loro vicenda umana come si sono concluse appunto le loro vite in maniera differente, una naturalmente tragica, quella di Mayol che si è suicidato. Ecco, due personaggi che in realtà non si sono mai sopportati, lo possiamo dire. Ecco, addirittura tutta la famiglia di Mallorca non apprezzava Mayol. Dicevi ieri appunto nella presentazione che la moglie e la figlia anche dicevano: no, è un personaggio insomma che non ci piace tanto. Quindi anche la costruzione della rivalità sicuramente passa anche dalle differenze caratteriali. Ma ti chiedo, ecco, a partire appunto dal tuo racconto, se in realtà per essere rivali bisogna anche necessariamente essere nemici. Guarda, devo dire, questa era una cosa che io pensavo di sì, pensavo di sì, però in parte lavorando per questo libro, anche le altre storie, a parte abbiamo un esempio recentissimo con il ritiro di Federer, il fatto che lui abbia voluto Nadal
vicino a lui, che abbia mostrato un'amicizia vera di quello che è stato il suo rivale più grande e che magari con un altro modo di pensare avrebbe potuto dire non voglio che la persona che mi ha privato di tante vittorie sia qui con me. Federer secondo me ci ha mostrato, forse in maniera anche troppo eccessiva, però un bel lato di che cosa vuol dire essere uno sportivo, che per noi è difficile capirlo, comunque ci vuole una personalità anche, una capacità di accettare le sconfitte, di accettare quello che succede molto, molto forte. E quindi in definitiva penso di no. E anche alcune di queste storie lo raccontano. Comunque molti di questi rivali, anche sì, Borg e McEnroe, due persone che sul campo da tennis forse si sono odiate veramente, poi ti accorgi che nel privato avevano un rapporto molto, molto stretto e forse è anche una questione di... noi raccontiamo quasi tutte sono rivalità tra persone che hanno dominato il loro sport, che sono arrivati a livello più alto di eccellenza. Quindi è anche una questione di trovarsi insieme in un punto dove ci sono poche persone. È più facile, immagino, per Senna e Prost capirsi che cosa vuol dire mandare una macchina a 300 all'ora in rettilineo rispetto magari ad altre persone. Quindi tra questi sportivi c'è sicuramente un tipo di empatia che per noi è difficile avere con loro. Sì, Quindi, comprendere, ecco, sì. fino in fondo. Tu hai citato naturalmente caso recentissimo, quello di Nadal e Federer con quella foto di loro che piangono, eccola qua, mano nella mano, che ha fatto il giro del mondo naturalmente e inevitabilmente, e che fa il paio però appunto, come dicevi, con un'altra foto di Federer in lacrime quando Nadal all'Australian Open gli aveva sottratto il titolo. E quindi appunto un episodio in cui Federer aveva provato sulla propria pelle che cosa significa vedersi sottratto da qualcun altro più forte di lui in quel momento, uno slam. Però appunto è una rivalità quella tra Federer e Nadal che ha portato tutti e due al miglioramento, insomma al superamento dei propri limiti. E infatti, ecco, quando si parla di rivalità e di dualismo, molto spesso c'è questo tipo di narrazione, cioè la narrazione legata al miglioramento degli atleti che si stimolano l'uno con l'altro, quindi una narrazione positiva. Ma c'è anche un lato oscuro della rivalità. Sì, perché comunque ti spinge a migliorare, spinge a migliorare gli atleti, questa è una cosa che tutti riconoscono, avere un grande rivale, avere qualcuno che ti costringe a lavorare molto, molto di più. Ad esempio, nel mio caso, io cito Mallorca e Mayol. Mallorca è stato il primo ad approcciare questa disciplina in modo molto amatoriale, perché quasi non esisteva. Prima del suo arrivo, lui inizia ad immergersi, a fare record su record, nessuno lo sfida perché semplicemente l'idea di andare 50 metri sotto il mare era un'idea anche difficile proprio da pensare. Addirittura a un certo punto un medico francese molto conosciuto nell'ambito di questi studi sull'apnea gli dice: guarda che oltre i 50 metri tu muori. Non puoi proprio andarci, erano i primi anni 60, quindi diciamo a livello scientifico ancora non si era studiato bene il fenomeno. E quindi lui era quasi tentato di smettere, cioè di finire questa disciplina. Arriva Mayol dal nulla e scende a 60 metri. E questo fa partire tutta la sfida tra loro e loro si migliorano a vicenda tantissimo. Però Mallorca rischiando comunque, perché è un grossissimo rischio appunto con... rischiando appunto. Sì. Di Il lato scuro diventa proprio da questa voglia di primeggiare primeggiare sull'altro. sull'altro che spinge, soprattutto Mallorca, che da questo punto di vista era il più competitivo, lo spinge a dei livelli anche eccessivi. Lui durante un'immersione rischia anche di morire, ecco. Il lato scuro appunto è sempre questo, è quello che pur di superare il proprio rivale, magari si vanno verso territori inesplorati, anche se non è il caso di Mallorca, e Mallorca è proprio inesplorato proprio a livello scientifico e naturalistico, ma ci sono anche altri, in altri casi può essere anche ti spinge a livello caratteriale andare, o anche proprio
Ieri alla presentazione c'era Elena Marinelli che racconta la storia di due tenniste, Margaret Smith Court e Billie Jean King, che diventa proprio politica, diventa proprio, sono una persona con una visione molto conservatrice che si scontra con Billie Jean King, che invece è molto progressista, che cerca di migliorare il tennis, e il loro scontro diventa quasi politica, cioè poi si finisce proprio Su su altri altri livelli. terreni, sì. Certo, ecco, noi naturalmente stiamo parlando di rivalità che molto spesso hanno il loro compimento sul campo o sulla pista. Abbiamo citato appunto Margaret Court Smith e Billie Jean King, Senna Prost e poi anche un'altra bellissima rivalità che viene raccontata all'interno del testo, naturalmente quella tra Muhammad Ali e Joe Frazier, e anche lì si è Sì, rischiato, insomma, si è andato esatto, veramente sì. a pochi passi dalla morte proprio, tanto per dire, ecco, dove ci si spinge attraverso la rivalità. E invece è contenuta sempre all'interno del testo una rivalità particolare, famosissima, che però non si è consumata in campo, quella tra Maradona e Pelé, che in realtà non hanno mai giocato insieme. Una, diciamo, rivalità costruita un po' ex post dalla penna, tra l'altro, dei giornalisti, anche alimentata naturalmente dal tifo dei tifosi. Ecco, ma che tipo di rivalità è quella che appunto viene più vissuta fuori, diciamo, dal perimetro di gioco piuttosto che all'interno? Sì, cioè, nel libro è raccontata quella di Maradona e Pelé e anche quella di Kobe Bryant e Michael Certo. Jordan che si sono Sì. sfiorati. Sono due tipi di rivalità più o meno che affrontano questo stesso tipo di cosa di affrontarsi fuori dal campo, ma raccontano anche di due tipi di rivalità molto diverse, perché quella tra Maradona e Pelé è proprio una rivalità per il trono del ruolo di miglior giocatore al mondo nel calcio, qualcosa di. E nessuno dei due ha mai voluto dare niente all'altro, hanno sempre tenuto a sottolineare: sì, va bene, l'altro era bravo, però io ero un'altra cosa. E è interessante anche perché poi erano due caratteri diversissimi, perché, come racconta Fabrizio Gabrielli nel suo racconto, Pelé è sempre stato un personaggio istituzionale vicino alla politica, non ha mai usato la propria forza per dire qualcosa. Lui, stato anche durante la dittatura in Brasile, forse era anche più famoso del Brasile all'epoca, eppure è sempre stato, diciamo, in silenzio. Non che un atleta deve essere costretto a parlare, però lui aveva questa posizione, mentre Maradona è uno che invece ha sposato tutte le battaglie possibili, ci ha sempre messo la faccia, anche andando contro i propri interessi. E quindi questa rivalità è molto interessante per tutti questi aspetti, di come i due più grandi calciatori di sempre, dei due paesi più grandi rivali all'interno dello sport, fossero anche così diversi caratterialmente, pur anche a livello calcistico. Mentre Kobe Bryant e Michael Jordan invece è proprio una questione di uno che vuole essere l'altro. È Kobe Bryant che vuole essere Michael Jordan, quindi c'è un tentativo di imitazione e provare a superare il proprio idolo. Eh sì, una rivalità tra l'altro costruita al telefono. Mi è piaciuta tantissimo questa espressione utilizzata appunto all'interno del testo, perché appunto si racconta di queste telefonate nel cuore della notte di Kobe Bryant che disturba Michael Jordan e gli chiede: ecco, ma tu questo movimento come lo faresti? Dammi qualche consiglio, ecco, per migliorare la mia posizione in campo. E con l'altro che gli dice: sì, va bene Kobe, però lasciami dormire, ecco, disturbami in un altro momento. Questo appunto per sottolineare anche il grado di ossessione che caratterizzava entrambi. Ecco, ci ha sorpreso che all'interno di rivalità non ci sia un grande dualismo che ha caratterizzato lo sport e soprattutto il calcio naturalmente contemporaneo, oltre Maradona Pelé, ovvero la rivalità tra Messi e Cristiano Ronaldo. Come mai? Ecco, è una questione, diciamo, temporanea, nel senso che la loro parabola non si è ancora conclusa? Oppure avete fatto una scelta, insomma, che è dettata da altre motivazioni? Come ce la spieghi? Sì, devo dire che la motivazione principale è stata che appunto è una rivalità che non si è ancora del tutto conclusa. Tra poco ci saranno i mondiali e per dire è possibile, sarebbe anche molto bello se i due si scontrassero con la nazionale dell'Argentina e del Portogallo a un certo punto del mondiale,
sarebbe un bel capitolo della loro storia, e quindi raccontarla prima l'avrebbe resa magari un po' tronca, senza una parte. E anche un po' in generale mi sembra per questi tipi di racconti il fatto che si siano un po' storicizzati, che magari nel tempo i due protagonisti ne abbiano parlato in maniera un po' aperta. Adesso, per dire, è molto più difficile che gli atleti tra di loro, o comunque parlino dei propri rivali. Messi e Cristiano Ronaldo, quando uno deve parlare dell'altro, sono sempre molto attenti a non dire niente, a Sì, ad essere essere più neutri politically possibili. correct, assolutamente, e l'abbiamo detto anche tra l'altro e per i loro caratteri e per l'influsso anche dei social che impongono insomma di non esporsi eccessivamente con certe dichiarazioni, perché ad esempio ecco le mattane di John McEnroe che poteva permettersi negli anni 80 magari oggi sarebbero decisamente limitate da questo aspetto. Sì, l'esposizione mediatica degli sportivi in questo momento è altissima, e ci sono degli aspetti positivi da un punto di vista che possono veicolare dei messaggi volendo, se hanno questa sensibilità, ma dall'altra parte è anche appunto molto, molto rischiosa, perché devi stare attento a quello che dici. Poi per me questo in parte non è che devono stare attenti. Se volessero essere molto violenti verso i propri rivali, potrebbero, sarebbe anche interessante, in alcuni casi succede, però arrivare a livelli di alcune delle storie che raccontiamo noi, ad esempio cito sempre Mallorca e Maiorca, perché è più facile che all'aeroporto si insultano e uno gli dice all'altro. Quando i miei antenati erano nel teatro di Siracusa a recitare, i vostri erano ancora sugli alberi, cioè questo tipo di meschinità adesso è quasi quasi impossibile, sarebbe vista troppo male. Eh sì, e E io gli penso. atleti comunque per il proprio brand stanno molto attenti da questo Certo, punto di vista. certo, ovviamente c'è anche tutto un discorso legato poi alle sponsorizzazioni e devono rendere conto anche Sì. alle aziende che rappresentano e questo naturalmente incide, no? Stavo pensando anche alle frasi urlate davanti alle telecamere di Muhammad Ali contro i propri avversari che forse ecco, in questo momento appunto non potrebbero più esistere. Diciamo vale per tutti, per tutto il mondo dello sport e per tutti gli sportivi, poi ci sono le eccezioni del caso, penso a Nick Kyrgios. Appunto protagonista del circuito tennistico che invece ecco, di mattane ne fa e ne dice ancora. Ecco, abbiamo visto appunto la foto di Cristiano Ronaldo e di Leo Messi che rappresenta proprio ecco, l'apoteosi della diversità, innanzitutto tecnica perché sono due giocatori profondamente diversi, uno molto più talentuoso proprio dal punto di vista tecnico, l'altro invece molto più fisico e poi una differenza enorme anche dal punto di vista caratteriale, da un lato il super atleta, quello che insomma l'uomo tutto d'un pezzo e dall'altro invece l'immagine di un Leo Messi molto più umano, molto più vicino a noi. A me ecco ha sempre impressionato la sua immagine ecco di lui che addirittura con i conati di vomito prima delle partite ecco di entrare in campo tanto per sottolineare ecco questa sua enorme sensibilità. Quindi ecco sicuramente gli ingredienti di una rivalità sono diversi, ecco ci vogliono tante cose per fare una grande rivalità sportiva. Io ti chiedo non tanto ecco, quale altra rivalità avresti voluto raccontare, ma se ti fosse capitato, quale rivalità avresti voluto impersonare e quali dei due atleti ti sarebbe piaciuto essere? Bello, bello. E forse devo dire, da una parte, no, dico Kobe Bryant, e Michael Jordan, per una questione molto personale, che proprio giocare a basket è la cosa che preferisco. Non che io abbia nessuno Velleità, esatto, né devi velleità strappare il né. cuore, come Esatto, diceva Kobe a esatto. Michael Jordan. E quel tipo di realtà, appunto, io sono cresciuto magari con le cassette di Michael Jordan, poi ho vissuto tutta l'era di Kobe Bryant, e per me è molto interessante come personaggio, come è riuscito a veicolare il suo messaggio di ossessione e amore per il basket. Comunque, da giovane anche io ci sono cascato, diciamo.
Quindi forse sì, Kobe Bryant avrei voluto. Eh sì, e peccato appunto che la parabola si sia esaurita in maniera così tragica perché ci siamo persi appunto tutta il secondo tempo, definiamolo così, della vita di Kobe Bryant, dove tanto avrebbe fatto non solo per il basket, ma in tutte, ecco, le sue altre attività. E purtroppo, ecco, quel tragico incidente che ha coinvolto anche la figlia e tra l'altro naturalmente anche altre persone che sono morte in quella tragica vicenda, ce lo ha negato e questo è naturalmente una grande perdita. Marco, io ti ringrazio davvero tanto per essere intervenuto qui con noi in diretta. Io ricordo ancora una volta, ecco, lo facciamo vedere, rivali, sfide leggendarie che hanno cambiato lo sport, un bellissimo testo edito appunto da Einaudi a cura della redazione di Ultimo Uomo, un libro che fa bene a chi ama lo sport e chi invece ancora lo sport magari non lo conosce, è un testo che sicuramente, ecco, vi permetterà di amare queste storie, questi campioni e la loro rivalità. Grazie ancora, Marco Dottavi. Grazie Grazie.